Andiamo su Nevi Svizzera da Del Bodena perché è cominciata la seconda manche dello slalom maschile. Emilio Mancuso. Proprio così, devono naturalmente ancora scendere i migliori perché sta in pista adesso il francese Julien Liseroux, 21esimo nella prima manche. Liseroux che va in testa nella classifica parziale, 1:57:56 il tempo totale per il francese, che ha ottenuto peraltro il miglior tempo anche della seconda manche, 58:84. Al secondo posto, staccato di 77 centesimi, c'è il croato Ivica Kostelic, poi lo svizzero, grande entusiasmo per lo svizzero Luca Erni, che tutto sommato ha disputato una buona gara, partiva con il pettorale numero 30. Noi aspettiamo soprattutto gli italiani, sta per scendere un altro francese, Steve Missilier. Aspettiamo soprattutto gli italiani, il primo a scendere tra poco sarà Manfred Mölg, 16esimo stamane, staccato di 2:02 dal tedesco Fritz Dopfer, che ha ottenuto il miglior tempo nella prima manche. Poi ci saranno tre azzurri nei 9, dunque gran risultato di squadra per gli azzurri, almeno per quanto riguarda la prima manche. Nono tempo per Giuliano Razzoli, ha disputato una bella manche, il campione olimpico di Vancouver nel 2010, 1:10 dal tedesco Dopfer. Poi al quinto posto c'è il trentino Stefano Grossa, staccato praticamente di un secondo, 99 centesimi dal tedesco, ma soprattutto al secondo posto della prima manche c'è Patrick Thaler, il carabiniere di Bolzano, in mezzo tra il tedesco Dopfer e l'austriaco Marcel Hirscher, che è andato un po' con il freno a mano tirato stamane per paura magari di uscire, perché la neve è molle e si scivola facilmente. Adesso è uscito anche un po' di sole, nevicava copiosamente stamattina, c'era anche un po' di nebbia, adesso per fortuna la visibilità è decisamente migliorata per gli atleti. Intanto il francese Missilier si insidia al secondo posto a 19 centesimi dal compagno di squadra Julien Liseroux. Il prossimo a partire sarà la americano Podonski, poi l'austriaco Herbst, lo svedese Larsson, e dopodiché scenderà il primo azzurro di questa seconda manche, come detto Manfred Mölg, staccato di 2:02 dal tedesco Fritz Dopfer. Ti restituisco la linea, magari ci risentiamo tra poco quando sarà in pista il nostro Manfred Mölg. Scusami Delfino, devo riprenderti la linea perché c'è Manfred Mölg in pista da Del Boden. Mancuso. Sì, proprio così, Manfred Mölg sta affrontando adesso, sta per cominciare il muro finale qui davanti alla nostra postazione, 30 centesimi di secondo di distacco dallo svedese Larsson, che è il miglior tempo parziale di questa seconda manche. Manfred Mölg, 2 vittorie, 17 podi in Coppa del Mondo al rientro dopo l'operazione al tendine d'Achille, 140 giorni dopo, rientro miracoloso per Manfred, che sta cercando in tutti i modi di riprendere la condizione migliore in vista dei mondiali di Vienna. Taglia il traguardo indietro l'azzurro, sesto nella classifica parziale della seconda manche, 12esimo tempo invece in questa seconda manche, 89 centesimi il distacco dallo svedese Larsson, che guida con 19 centesimi sul francese Liseroux, e poi 29 l'americano Kodoski. Il prossimo azzurro a partire tra poco sarà Giuliano Razzoli, linea allo studio. In pista Giuliano Razzoli, sfortunato il campione olimpico di Vancouver 2010, perché adesso è ricominciato a nevicare, mentre lo svedese Larsson, sceso poco fa, non ha avuto problemi di visibilità. Comunque ultime porte per Giuliano Razzoli, che mantiene 28 centesimi di vantaggio sullo svedese. Ultimissima porta, taglia il traguardo adesso Razzoli e riesce a balzare in testa alla classifica parziale della seconda manche, braccio al cielo per Razzoli, 15esimo tempo della seconda manche, ma primo tempo nella classifica generale parziale, 1:57:25 per Giuliano Razzoli, 12 centesimi di vantaggio sullo svedese Larsson. Scende in 11esima posizione Manfred Mölg, a 1:01 dal compagno di squadra. A seguire ci sarà il norvegese Christoffersen, tutti i migliori, poi tra poco Stefano Gross e Patrick Thaler, che cercheranno di insediare il tedesco Dopfer e soprattutto anche l'austriaco Hirscher, che vorrà recuperare dopo il terzo posto di stamane. Dunque si entra nel vivo per il rush finale dello slalom speciale di Adelboden. Linea allo studio. Torniamo ad Adelboden perché c'è un italiano in pista. Il penultimo azzurro di questa seconda manche, Stefano Gross, il trentino terzo qui nel 2012, 14 centesimi di secondo di vantaggio sul compagno di squadra Giuliano Razzoli in testa nella classifica parziale della seconda manche, 1:57:25 il tempo totale di Razzoli. Gross che si avvicina
al penultimo intermedio, aumenta il vantaggio 40 centesimi su Razzoli. Ultime porte per Stefano Gross in Coppa del Mondo, 3 podi, 1 secondo e 2 terzi posti, come detto uno di questi terzi posti ottenuto proprio qui ad Adelboden. Taglia il traguardo Stefano Gross, 1:56.70, in testa, vola in testa il trentino, 7° tempo di seconda manche, gran manche di Stefano Gross che vola in testa nella classifica parziale. Ci sono 2 italiani in testa, Stefano Gross davanti a Giuliano Razzoli, staccato di 55 centesimi, poi 14° Manfred Mölg, rimangono in 4 il francese Grange, l'austriaco Hirscher, l'azzurro Patrick Thaler e il tedesco Fritz Dopfer. Vi richiederemo la linea tra poco. Andiamo da Mancuso perché c'era l'ultimo dei nostri azzurri in pista. Peccato per Patrick Thaler che è scivolato proprio prima dell'ingresso del muro, quando aveva una manciata di centesimi di vantaggio sul compagno di squadra Stefano Gross, che è in testa nella classifica parziale. Attenzione perché la classifica parla italiano, e come, perché nei primi 3 posti ci sono 2 azzurri, manca solo il tedesco Dopfer. In testa c'è il trentino Stefano Gross, a cui piace molto questa pista, lo ha confermato oggi, 1:56.70, poi 3 soli centesimi di secondo per l'austriaco, il campionissimo austriaco Marcel Hirscher, che stavolta non riuscirà a vincere, secondo a 3 centesimi da Gross, poi al 3° posto a 55 centesimi un ottimo Giuliano Razzoli che si sta ritrovando, che con questo risultato ha ottenuto il pass per i mondiali di Vail in Colorado. In pista dunque il tedesco Dopfer, migliore stamane, 99 centesimi, un distacco importante quello di Stefano Gross, che però ha già recuperato 21 centesimi, perché il tedesco mantiene 78 centesimi di vantaggio sul trentino che ha disputato una grande manche. Vedremo adesso, il tedesco si avvicina, taglia adesso il secondo intermedio, 72 centesimi di secondo di vantaggio ancora per Fritz Dopfer, che non ha mai vinto in Coppa del Mondo, come peraltro anche Stefano Gross. Muro finale adesso per il tedesco Dopfer, l'altro tedesco Felix Neureuther, come detto uscito stamane, scivolato via su questa neve molle, 50 centesimi di vantaggio, mantiene ancora 50 centesimi, ne ha persi 28 il tedesco Dopfer. Ultime porte per il tedesco Dopfer, davvero questione di centesimi tra lui e Stefano Gross. Taglia il traguardo Dopfer, è secondo, e dunque braccia al cielo per Stefano Gross. Parla italiano Adelboden, vittoria di Stefano Gross, prima vittoria in carriera per il trentino, braccia al cielo per Stefano Gross, dunque che si aggiudica lo slalom speciale qui di Adelboden, una giornata molto importante per la squadra azzurra. Al 4° posto c'è un altro italiano, Giuliano Razzoli, staccato di 55 centesimi dal compagno di squadra, in mezzo a 2 soli centesimi da Stefano Gross il tedesco Dopfer, e poi a 3 centesimi l'austriaco Hirscher. Classifica davvero incredibile quella dello slalom speciale di Adelboden, 17° Manfred Mölg a 1:56, gli azzurri dello slalom che vanno forte in allenamento, oggi invece qui ad Adelboden sono andati davvero forte in gara, finalmente la squadra di slalom potenzialmente fortissima. L'ultima vittoria italiana in Coppa del Mondo in slalom speciale risaliva al 2012 con Christian De Ville, l'ultima vittoria qui ad Adelboden nel 2005 con Giorgio Rocca, e dunque oggi l'Italia dello slalom torna sul gradino più alto del podio grazie a Stefano Gross. Stanno pagando davvero le decisioni volute dalla presidente della FISI Flavio Roda, che ha ridisegnato un po' tutte le squadre, sia quelle delle discipline tecniche slalom e gigante che quelle di velocità. E dunque vittoria italiana qui ad Adelboden con Stefano Gross, 4° posto ottimo per Giuliano Razzoli, 17° Manfred Mölg, è uscito invece Patrick Thaler. La Coppa del Mondo al maschile rimane qui in Svizzera, il prossimo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, mentre in Italia ci sarà la tappa per quanto riguarda le ragazze di Cortina d'Ampezzo. Da Adelboden, linea allo studio.